Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno per chi ci guarda, per chi ci ascolta, per chiunque ci poi seguirà. E quello che stiamo facendo in questo momento è un bellissimo incontro con una donna fantastica, che è un angelo perché ha i capelli d'oro, quindi un appuntamento speciale. Samantha Liati, ben arrivata Samantha, donna leadership, è questo luogo che vuole ospitare i progetti delle donne, donne alla potenza in questo caso. Ben arrivata Samantha. Buonasera Donatella, grazie a te, onorata di questo incontro. Allora, cara Samantha, mi piacerebbe partire un po' da quello che tu vuoi dirci prima di tutto di te, pensando che chi ci ascolta sono donne, ragazze mature, meno mature, che così hanno anche bisogno di avere dei riferimenti di altre donne che hanno fatto qualcosa e che stanno facendo qualcosa nella loro vita e portano il loro messaggio. Cos'è che vuoi come prima cosa condividere con queste persone? Va bene, allora mi presento così do un po' un'idea di chi io sono. Sono nata nel profondo nord, un po' come te, Donatella, in quella frenetica Lombardia dove oggi è già tardi. Ho studiato a Milano gli studi di filosofia e storia nella rigidissima Cattolica del Sacro Cuore, quindi ho sempre tanto studiato, studiato, studiato. Ho fatto poi la mamma e sto facendo la mamma, infatti io mi identifico come mamma e non come ricercatrice. Poi nelle false coincidenze sincroniche della vita, dopo una grande professione di insegnante, e a cui ho abbandonato proprio per dedicarmi ai miei figli, ho incontrato un uomo meraviglioso, un grande professore di nome Giovanni Vota, lui ingegnere, uno storico ingegnere italiano. E ho iniziato a fare la ricercatrice. Con lui poi abbiamo iniziato a fare una ricerca particolare, una ricerca che è dedicata al mondo della spiritualità. Quindi, se posso dare un titolo a questo momento alla mia vita, è dall'antica spiritualità alla fisica quantistica. E sono la fondatrice, insieme ad altre persone, del progetto Genoa 21, che è nato proprio dall'epilogo di questi studi con il professor Vota. Ecco, ho cercato di essere un po' veloce. Devo dire che sì, infatti ci sarebbe molto da dire, ma potrebbe esserci anche altre Certo. occasioni perché hai tante cose molto preziose che tante donne possono avere interesse a conoscere. Ma è proprio il progetto Genoa 21 che mi ha così appassionata nella modalità con cui è stato pensato e con la modalità poi con cui può essere usufruito da noi tutte donne. Quindi mi piaceva anche l'idea di chiederti cosa di questo progetto, cioè come è partita proprio questa idea. E un po' se vuoi raccontarci l'excursus per poter anche capire come a volte anche nella vita le cose si incrociano, ma bisogna essere anche un po' predisposti a volerle incrociare, quindi di come è andata questa cosa. Eh sì, ecco, brava Donatella, hai detto una frase magica, essere disposti a farla incrociare. Perché vedi, dai grandi studi che abbiamo fatto, soprattutto su Jung, abbiamo scoperto che l'universo non funziona causa-effetto come ci è sempre stato insegnato. Cioè, io spingo, dunque questa sedia si muove, ma l'universo funziona per sincronicità. Cioè, quel famoso film Sliding Doors in realtà era un film documentario, nel senso che noi siamo mossi da questi eventi e questi incontri che vanno a determinare la nostra vita in base allo stato d'animo in cui siamo. Esempio, se io esco al mattino e sono particolarmente felice, ve lo sottoscrivo, siete in energie di amore, gioia e gratitudine. Che quella giornata sarà meravigliosa. Au contraire, se invece siete in energie di rabbia, di tristezza e di sensi di colpa, ve ne accadranno di tutto di più. Cioè, tutto ciò che di negativo potrà accadere quel giorno, purtroppo vi accadrà nella vostra vita. Sono arrabbiata, esco, buco la gomma dell'automobile. Ecco, questa non è una coincidenza, ma una conseguenza sincronica all'energia in cui io, il mio status d'animo era, che determina poi la materialità di cui io vivo. Per essere molto semplici e quindi senza riscomodare Jung o la fisica quantistica, è molto importante lo stato e come hai detto tu, quella parola magica, la predisposizione in cui noi siamo affinché la vita ci sorrida. Era un momento della mia vita in cui stavo studiando col professor Vota,
lui è ingegnere e queste situazioni di fisica quantistica lui le conosce meglio di me e me le ha insegnate molto bene, in cui inciampo casualmente in uno strumento chiamato Planck's Play. Questo è uno strumento creato da un inventore italiano di nome Edoardo Taori, che è un musicologo, il quale, innamorato come me della natura, ha cercato di sintetizzare uno strumento che esisteva già negli anni 60, ma era molto grande, ingombrante, che andava a volturare gli impulsi elettromagnetici delle piante in suoni, perché voi dovete sapere che tutto è suono. Noi viviamo in un universo musicale che la nostra anima percepisce al di là che i nostri sensi uditivi non riescono a percepire. E le piante emettono dei suoni. Questo strumento creato da Edoardo Taori, quindi lui ha preso questo grande strumento che esisteva già negli anni 60, che era molto grande, e l'ha sintetizzato in uno yo-yo con il suo team di ingegneri. E è uno strumento con degli elettrodi dove si attaccano un po' come quando noi facciamo l'elettrocardiogramma alle piante. Queste piante emettono questi impulsi che vengono registrati da questo strumento e trasformati in musica. Io me ne sono innamorata perché il primo suono che ho sentito è stato la pianta del basilico del mio professore che aveva in casa. E dicevo, caspita, ma pensa a portare questi suoni o andare a registrare questi suoni nella nostra bella Italia in un'area virginale. E il mio professore mi ha detto, prova a cercare in Sicilia. Poi, nelle false coincidenze sincroniche della vita, in una vacanza con la mia famiglia in Sicilia, ho avuto la possibilità di conoscere questo imprenditore, che è proprietario di queste terre, di questi ulivi, di questi terreni virginali, il quale ha accettato con entusiasmo di poter campionare il canto delle sue piante, nella fattispecie degli ulivi. Allora siamo andati con un nostro team e abbiamo registrato attraverso questo strumento i suoni che mettevano questi ulivi. Subito dall'inizio abbiamo capito che avevamo in mano qualcosa di incredibile, di unico al mondo. L'abbiamo registrato, abbiamo registrato tutti i suoni di queste piante meravigliose, le abbiamo portate qua nel nostro nord e avevamo capito di avere in mano un grande tesoro, perché tutte le volte che noi sentivamo la registrazione di queste piante, tutti noi stavamo benissimo, ci sentivamo in pace, c'era come una saudade dentro di noi che ci faceva sentire che quei suoni ci appartenevano in maniera ancestrale. Io, fatalità della vita, la maestra di pianoforte di mio figlio se ne innamora anch'essa e inizia a suonare insieme alle piante. Ma la cosa incredibile è che lei mi ha sempre detto che le piante che le davano il partito musicale di come suonare il pianoforte. E da lì nascono queste musiche meravigliose di questo progetto. Mentre eravamo lì, vediamo che i contadini erano molto giovani, nonostante stessero tutto il giorno sotto il sole, e chiedendo loro qual era il loro elisir di bellezza, loro dicono l'olio. Quindi prendiamo questo olio, lo portiamo in Svizzera praticamente, e lì lo volturiamo in prodotti cosmetici, miscelando l'olio stesso con elementi altrettanto nobili, quindi niente di chimico, e abbiamo l'idea di pranarli, di frequenziarli con questi suoni mentre la nostra chimica li produce. Noi siamo artigiani. E quindi è da 2 anni che abbiamo dei risultati incredibili, incredibili. Fantastica questa storia e questa capacità anche imprenditoriale di mettere insieme un progetto spirituale e di aiuto che diventa anche qualcosa di tangibile da poter usare nella propria vita e anche per chi magari non conosce tutti gli aspetti spirituali ma che se ne avvantaggia nell'utilizzo. Quindi dici un po' di questo bellissimo serie di prodotti, perché l'olio sappiamo tutti che ha di per sé delle caratteristiche ergonomiche, quindi sappiamo insomma come Incredibile. fa. Però Allora, scusa, scusa, prego, prego.
Sì, visto che hai comunque messo a punto una serie di prodotti che possono essere di supporto alla bellezza, all'armonia, a tutto quello che riguarda il mondo, diciamo, dell'estetica, se vogliamo chiamarlo così, ma che in realtà penso vada anche in profondità. Dici un po' come funziona questa cosa. Allora, questa cosa è molto facile, si basa sul concetto di informazione. Io avevo già tutti questi studi, in realtà non sono miei virginali, veramente gli antichi egizi già conoscevano queste cose. Allora, facciamo un piccolo focus sull'olio, che l'olio extravergine in realtà è l'elemento più simile al latte materno che esiste in natura, quindi non è il latte vaccino come ci fanno credere, ma è l'olio extravergine. L'olio in realtà è sempre stato alla base considerato come un unguento sacro. Pensiamo solo all'olio di nardo con cui la Maddalena ha unto il Cristo, proprio come un segno di io ti vado a nobilitare, in qualche modo a consacrare. Quindi è un elemento sacro. La pianta dell'ulivo è sacra. Nella nostra meravigliosa penisola, l'ulivo è sempre stato considerato come la base della nostra dieta, quindi questo olio extravergine è veramente un elisir nel momento in cui noi andiamo anche ad alimentarcene e a metterci. Le nostre nonne, tutta la cultura contadina ha sempre usato l'olio. Qual è il problema? Il problema è che oggi il vero olio è difficile da trovarsi perché viene, ahimè, mercificato, contaminato con quello che non è olio vero, olio sintetico. Noi abbiamo quindi riscoperto la vera proprietà nutritiva dell'olio perché va a riequilibrare e rigenerare l'epiderme. La cosa incredibile di questo progetto è il fatto che noi l'abbiamo unito, l'abbiamo frequenziato con queste musiche. Questi lavori delle frequenze non li abbiamo scoperti noi, gli antichi egizi lo conoscevano già, gli induisti conoscono già il potere del suono terapeutico. Devi sapere che noi al 98% siamo fatti d'acqua, molecolarmente parlando. Quindi il suono sulle nostre molecole d'acqua ha un effetto fortemente terapeutico. C'è ormai la musicoterapia che è riconosciuta, viene anche ormai usata ovunque, anche negli ospedali. Ma noi abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo usato le frequenze. Abbiamo usato delle frequenze diverse dal 440, che è quelle con cui noi viviamo, nella nostra nazione si sente 440 Hz. Abbiamo usato il 432 Hz, che è la musica naturale emessa dalla natura, e anche la musica della sezione aurea. Quindi il 432 è una musica che va a riarmonizzarci in maniera naturale. Abbiamo preso queste musiche e le abbiamo pranate, si dice in termine vedico, frequenziate i prodotti mentre vengono fatti. Quindi è come se andassero ad attivare il prodotto stesso. Questi lavori sono già noti in Luc Montagnier, Jacques Benveniste, in Vitiello. Noi abbiamo dei fior fior di ricercatori che sanno già l'importanza del suono sul livello dell'acqua. Più famoso di tutti è Masaru Emoto, che è stato un ricercatore giapponese, il quale è andato a vedere al microscopio l'acqua congelata dei luoghi rituali di culto, come per esempio a Lourdes o a Medjugorje. È andato a prendere l'acqua che veniva frequenziata dalle preghiere delle persone, l'ha congelata e ha fatto vedere come quell'acqua lì è formata con dei cristalli meravigliosi. Allora è andato a pranare l'acqua, ha avuto questa intuizione. Ha preso delle bottiglie d'acqua del rubinetto, tutte uguali, su alcune ha scritto la parola grazie, su altre la parola amore, su altre la parola odio e su altre la parola sei brutto, mi sembra. Le ha congelate tutte, è andato poi ad analizzarle al microscopio, ebbene l'acqua che era stata frequenziata con le parole d'amore e di gratitudine aveva dei cristalli meravigliosi, mentre le stesse acque con cui erano state frequenziate con queste parole, ti odio, sei brutto, eccetera, eccetera, i cristalli erano distonici, brutti. Quindi, se questa cosa qui ha effetto sull'acqua e noi al 98% siamo fatti d'acqua, questo significa che
Le frequenze hanno un effetto sul nostro status materico e quindi anche sulla nostra armonia o disarmonia. Ecco. Per tante donne che ci stanno ascoltando, sia proprio anche qualcosa di veramente particolare, mai sentito. Però è il momento oggi di parlare di queste cose, è il momento di dire che si può anche aver cura di sé in modi diversi, quindi non quello che ci viene proposto, ma quello che invece possiamo ricercare. Quindi il tuo progetto va proprio in questa direzione, cioè poter dare un punto di vista diverso per poter prenderci cura di noi, che non vuol dire solo un aspetto, come dire, di consumo delle cose, ma di entrare in risonanza con quelle cose e magari viverne anche internamente, diciamo, quello che è il beneficio. Poi tu mi hai parlato anche del fatto che chi sta usando questi prodotti ti ha scritto, quindi hai tanti riscontri. Ci vuoi dire Sì, qualcosa? beh, allora i miracoli dell'olio sono conosciuti dal tempo degli antichi egizi. Noi l'abbiamo messo, noi siamo artigiani, quindi la nostra produzione è piccina per ora, perché ogni prodotto viene frequenziato, viene fatto a mano, c'è proprio l'amore e la professionalità che noi italiani in questo siamo maestri. Se tu vai a vedere, io arrivo da una famiglia dove tutti. Mio padre e mio nonno sono sartoriali nella moda, quindi dalle setterie Comasche mi hanno insegnato l'importanza dell'artigianalità, della professione. Quindi, ad esempio, il vestito veniva ancora fatto dal sarto, dove veniva cucito con un certo tipo di tessuto, c'era l'amore per la persona a cui questo vestito andava messo, la grande professionalità. Ecco, questa cosa noi l'abbiamo messa in questi prodotti e i risultati si vedono. Mi fa sorridere perché abbiamo avuto dei risultati eclatanti. A me la parola anti-age non piace perché è una bugia. Il tempo scorre, non si può fermare, ma possiamo rigenerare la nostra pelle e la rigenerazione porta alla giovinezza. Quindi mi scrivono moltissime donne: "Ah, mi sono sparite le rughe." Questa cosa è meravigliosa, ma perché i prodotti vanno a rigenerare e a riarmonizzare quello che in noi era la distonia. Tu devi sapere che la pelle è la carta d'identità di chi noi siamo. Oggi tutti sono stressati, l'80% delle persone, soprattutto le donne, perché come sempre abbiamo un carico troppo forte, i figli, la famiglia, il lavoro. È difficile oggi essere armoniche, è veramente difficile. Mentre questi prodotti cosa fanno? Vanno a curare il corpo con questi prodotti eccezionali e l'anima con le frequenze che, nonostante noi ci crediamo o no, loro agiscono al di là se la nostra mente ci rema contro. Quindi va proprio a riarmonizzare ogni cellula. Semplicemente con il suono, perché noi siamo suono. La quantistica dice che noi siamo luce, che ognuno di noi emette un suono. Se questo suono è distonico, è necessario rimettere un'armonia e lo possiamo fare con un suono armonico. È molto semplice ed era già tutto detto dagli antichi. Benissimo Samantha, penso che già questo è un contributo grande per tante, insomma, delle donne che ci leggeranno, che ci ascolteranno e quindi metterò poi dei riferimenti per poter conoscere, insomma, e poter accedere ai tuoi prodotti, sapendo che quello che fa bene fuori può far bene dentro, come quello che fa bene dentro fa bene fuori. Quindi non andare poi a cercare delle soluzioni come sono quelle che vengono proposte, siliconi vari e cose varie che riempiono, ma in realtà svuotano dentro, perché poi è tutta chimica e quindi insomma questo è un progetto che merita e soprattutto grazie Samantha di dare l'esempio a tante donne. Ti faccio un'ultimissima domanda su quello che Prego. vuol dire delle giovani donne rispetto a quello che può essere il farsi carico, no, della vita e della famiglia nel mondo di oggi e che magari hanno anche delle ambizioni di voler fare qualcosa. Quale consiglio Certo. dai a queste ragazze che, diciamo, devono affrontare la vita e in qualche modo generarsi un benessere proprio familiare e anche magari di lavoro e di soddisfazione? Sì, ah, di puntare sulla loro unicità. Vedi, Donatella, ognuno di noi nasce con un talento unico e speciale. Unico e speciale.
Oggi il sistema ci vuole tutte omologate. Al di là dell'aspetto grottesco di chi, come dicevi tu, va a cercare anche un'immagine esageratamente artefatta, ricordatevi che le donne che si ricordano di più non erano quelle perfette, ma quelle che avevano puntato sulla loro individualità. Bisogna imparare a essere delle sognatrici, e noi siamo delle maghe in questo, e di lavorare sul nostro talento. Se voi andate a vedere Coco Chanel, ecco, Coco Chanel in realtà era brutta, non era assolutamente una bella donna, ma ha puntato tutto sul suo talento, sulla sua genialità. E all'epoca quello che Chanel proponeva era assolutamente controcorrente. Tu, ad esempio, sei in una situazione dove proponi una rivista economica manageriale. Devi sapere che la McKinsey Society, che è una delle società più importanti che ci sono economiche d'Italia, 2 anni fa, durante un report, disse che bisogna puntare da un punto di vista economico sulla spiritualità, perché è ormai tempo ed è una necessità, ma non solo dell'anima, anche economica. Cioè, il denaro non è lo sterco del demonio. Quindi a queste giovani anime io direi puntate sulla vostra unicità, coltivate, siate delle visionarie, quindi andate oltre la visione comune, perché ormai c'è un esercito di omologazione generale che non vi porta a essere tutte uguali, quindi che senso ha? E non abbiate paura a unire la spiritualità all'aspetto economico, perché il denaro, se ben gestito, è un flusso economico con cui si possono fare delle cose meravigliose. Samantha, che dire, grazie per la tua Grazie partecipazione e diamoci appuntamento magari per un'altra possibile puntata su qualcosa di più specifico nello spirituale, visto che tu sei una portavoce di tante esperienze e approfondimenti. Grazie ancora, te. Samantha. Di... Con gioia, grazie Donatella per l'opportunità e buona armonia a tutti, che è la cosa più importante.